Siamo con il sindaco di Sutri, l'onorevole Sgarbi, che ringraziamo per la disponibilità. Onorevole Sgarbi, da Sutri da almeno circa 2 mesi, l'attività è stata già alacre. Parliamo di Palazzo Debbing, dei progetti che si stanno portando in essere. Premesso che l'aggettivo alacre mi pare molto pertinente in luoghi dove la lingua italiana viene generalmente svalutata e mortificata, non so se è stato alacre, però certamente è stata tempestiva l'azione del sindaco, soprattutto per quello che già era stato impostato dal sindaco Petroni e dal sindaco Cianti, in maniera però, come dire, un po' allentata rispetto alle necessità, e cioè la gestione da parte del comune di Palazzo del Vescovo. Partendo poi dalla sua denominazione, che non può essere Palazzo del Vescovo perché lo usa e lo nutre un'amministrazione civica, e poi perché in fondo Palazzo del Vescovo richiama riti e dimensioni che sono legate alla religione. Essendo invece una sede museale, ho voluto, con richiamo a un vescovo, ma che soltanto noi sappiamo quanto sia stato grande e gradito oltretutto ricordare all'attuale vescovo, che è Debbing, quindi Palazzo Debbing, Museo di Palazzo Debbing. E siamo partiti, abbiamo avuto già da parte della curia la gestione diretta e le chiavi, quindi si è compiuto questo in tempi effettivamente ancora più che alacri tempestivi, e occorre poi, una volta partiti, non tenere io credo che aveva fatto un altro sindaco, quello spazio vuoto in attesa che arrivino proposte, danari. Io ho posto una data che è il 15 di settembre, la rispetteremo in due momenti. 14, un concerto dell'Orchestra della Fondazione Roma, in concomitanza con la denominazione di un'area della città, probabilmente vicino al lavatoio, dedicata a Marchionne. La qualcosa ha avuto subito una pressione positiva da parte di molti, ha generato un'impressione positiva, e io ho invitato per quel momento il Presidente del Parlamento Europeo Tajani, il Presidente della Fondazione Roma Emanuele e Berlusconi, che comunque al di là della sua posizione politica attuale è una personalità che tutti guardano con curiosità e quindi tra l'altro grande ammiratore di Marchionne, e proprio ieri parlando ai deputati di Forza Italia ha indicato questa figura straordinaria da lui ammiratissima come il manager, indicando ai deputati la necessità che anche essi siano manager nell'attività politica. Quindi nessun dubbio sulla piena approvazione interiore da parte di Berlusconi, e questa mattina mi ha confermato che il 14 sarà qua. Stessa cosa da parte di Tajani, che ha conosciuto ed è coetaneo di Marchionne, come d'altra parte lo sono anch'io, e siamo fortunatamente vivi, ma come commissario dell'industria ha avuto rapporti molto stretti, quindi farà una relazione per illustrare i rapporti fra l'Europa, gli Stati e Marchionne rispetto a quello che egli ha dato e quello che egli ha avuto. La Fiat ha una leggenda di aver avuto molto dallo Stato, ma Marchionne è riuscito a farla ripartire non con fondi statali, è quello che io credo e penso e spero, e comunque è la materia della relazione che farà Tajani. Questa è la giornata di preview, di apertura, nella quale nella serata ci sarà il concerto che vedremo domani se fare a Palazzo Debbing o all'Anfiteatro dell'Orchestra della Fondazione Roma, e ci sarà anche una visita alla mostra con tutti gli ambasciatori che stiamo cercando di coinvolgere in quella giornata attraverso l'alacre impegno del capo di gabinetto in pectore Marioni, che ha avuto l'idea di invitare gli ambasciatori perché ogni parte del mondo sia consapevole di quello che accade, che è, per giudizio non mio, che già l'ho espresso prima della elezione, ma dello stesso Emanuele, il più bello spazio espositivo che lui abbia mai visto a Roma e in Lazio. Quindi Palazzo Debbing è un luogo importante. Il 15 sarà l'inaugurazione ufficiale. E inizieremo con un'altra coincidenza. Devo dire, io avevo avuto l'intuizione di portare per un richiamo agli spazi verdi nell'area archeologica il capolavoro Passeggiata amorosa di Pellizza da Volpedo, che si chiama in realtà Idillio Verde, che ha un fondo che richiama proprio l'area archeologica di Sutri, e ho scoperto, senza averlo pensato, che ricorre il 150° della nascita di Pellizza da Volpedo, che viene contemporaneamente celebrato a Milano con il quarto Stato, il suo dipinto più noto, e a Volpedo con una mostra nel suo studio. Quindi noi ci troviamo, in una perfetta coincidenza,
avendo scelto per la disponibilità del Museo di Ascoli Piceno di esporre questo capolavoro, che ha tutta l'aria, l'aura dei luoghi di Sutri. Contemporaneamente apriremo una mostra voluta dalla diocesi con tutti i più importanti capolavori di 300, 400 e 500 delle chiese della diocesi sutrina e di Civita Castellana, e una mostra che stiamo mettendo in piedi attraverso l'impegno di un giovane grande pittore che opera a Sutri da qualche anno, che è Roberto Ferri, che sta peraltro aprendo un'accademia sotto la presidenza di Emanuele, che è anche il principale promotore e il socio fondatore non solo dell'accademia ma anche delle attività espositive di Palazzo Debbing, perché mi ha garantito oggi un finanziamento importante perché possa partire la macchina di Palazzo Debbing. Poi vi sarà in chiusura di questo primo ciclo, intorno a Natale, immagino il 15 dicembre, l'arrivo del capolavoro di Tiziano, l'estate di San Francesco, quindi un percorso che si apre il 15 settembre ma non si chiude il 15 dicembre, si apre un secondo ciclo che vedrà continuare la mostra di Ferri, anche la mostra di Bellezza da Volpedo, e aprirsi in primavera una stagione nuova. Quindi mi pare che siano questi gli elementi. Domani, insomma in questi giorni, a seconda di quando noi ci ascolteremo in questa intervista, il presidente della Fondazione Roma verrà a dare alla città di Sutri il contributo della Fondazione per la agibilità e il funzionamento del palazzo. Lei ha voluto la consulta dei sindaci come uno dei primi contatti con gli altri sindaci della provincia, ha lasciato subito il segno, ha voluto Francesco Biggiotti come presidente onorario. Come è nata questa idea e soprattutto quali sono gli obiettivi che si prefigge questa consulta? Beh, intanto, se dobbiamo parlare di Palazzo Debbing, l'abbiamo fatto. Questa è un'altra intervista che richiede un'altra ventina di minuti. Che anche una battuta. La battuta è che non è presidente onorario, ma presidente effettivo. Presidente effettivo. Io sono il presidente onorario, semmai. Lui ha dato prova nella sua città, Bagnoregio, soprattutto attraverso la dimensione attrattiva della città che muore, che è Civita, di creare un turismo di massa quasi. Ora non so se sia giusto relatuscere il turismo di massa, però è certo che alcuni luoghi, Caprarola, Bonarzo, Bagnoregio e forse anche Sutri, possono avere un potenziamento di turismo molto forte, quindi mettere insieme questi comuni, perché il percorso di due giornate di viaggio in Tuscia con i laghi meravigliosi o di tre giornate preveda più tappe che sono predisposte per essere viste, mi pare la cosa più logica. Poi occorrerà capire come farlo, con quali finanziamenti, come mettere insieme le realtà più fortemente attraenti, quindi certamente queste che ho detto, ma anche l'isola bizantina, c'è cioè una quantità di cose così straordinarie che uno vorrebbe o penserebbe che fossero, non so quante persone vadano a Caprarola, ma potrebbero andarcene 10 volte di più. Oriolo Romano, per esempio, a Palazzo Altieri, che è un luogo sublime dove vanno solo 1500 persone all'anno, quindi esiste un problema che richiede una consulta e una consultazione e anche nel racconto di quello che ho in mente un tempo più lungo di quello che non ho, perché non vorrei che mi partisse la luna, che è la cosa a cui tengo di più. Ringraziamo il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi, faremo il punto nelle prossime settimane. Grazie sindaco. A questo scassa vincolo.